È stato un cantiere molto importante, durato poco più di un anno. Abbiamo iniziato nei centri di ricerca dell'Italcementi per poi arrivare alle fasi di cantiere. In appena 14 mesi circa abbiamo fornito 67.000 metri cubi di calcestruzzo, controllato ogni metro cubo da una task force di tecnologi che hanno verificato il prodotto sia nelle fasi di produzione nei nostri centri di betonaggio, quindi là dove si produce il calcestruzzo, per arrivare in cantiere. Quindi un prodotto controllato e certificato al 100%. Sono state messe a punto diverse miscele. Ogni miscela rispondeva alle esigenze specifiche dell'impresa, in termini naturalmente di prestazioni meccaniche e di durabilità, perché ricordiamo che quest'opera doveva avere una vita utile molto elevata, superare i 100 anni di vita, addirittura 150 anni di vita utile. Un calcestruzzo che doveva essere bello esteticamente, quindi tutti gli studi delle materie prime sono state fatte già nei nostri laboratori e controllate in cantiere. Le pile sono state, diciamo, l'elemento più importante in termini di visibilità. Siamo partiti che probabilmente eravamo già nel mese di giugno all'incirca, un calcestruzzo che spicca per un'altezza massima di circa 45 metri d'altezza. Dopo aver realizzato le 18 pile in calcestruzzo, è stato poi posizionato l'impalcato metallico. Su questo impalcato poi ha visto la luce il nostro calcestruzzo per la realizzazione della soletta. 8.000 metri cubi di calcestruzzo gettati in un'unica soluzione dalla nostra struttura e-build. La più grande soddisfazione è stato sicuramente il primo giorno in cui è stato realizzato il plinto, il 25 giugno, perché è stata la prima opera che iniziava a dare un senso alla struttura. E poi naturalmente le settimane scorse, quando finalmente abbiamo visto la realizzazione della soletta e l'ultimo metro cubo di calcestruzzo gettato.